Mia figlia non si è tolta la vita. Le è stato fatto del male. Quel giorno è stata minacciata di morte a scuola. Noi andremo avanti finché non le avremo dato giustizia. Queste sono le parole cariche di dolore e determinazione di Johari Annaloro, la mamma di Larimar, una ragazzina di 15 anni trovata impiccata a un albero a Piazza Armerina, in provincia di Enna, il 6 novembre scorso. Una vicenda tragica e misteriosa che continua a sollevare domande. Mamma Johari e papà Roberto sono convinti che la morte della loro amata figlia non sia stata un suicidio e i loro sospetti stanno trovando riscontri nelle indagini. Gli inquirenti infatti stanno considerando la dinamica dell'evento anomala rispetto a quanto inizialmente ritenuto un suicidio. Le indagini proseguono e Johari ha dichiarato di avere dei sospetti, pur mantenendo riserbo sui nomi delle persone coinvolte. Poiché si tratta di minorenni, l'identità dei ragazzi rimane coperta, ma qualche dettaglio è trapelato. Secondo alcune indiscrezioni, prima della tragedia, Larimar avrebbe avuto una discussione accesa a scuola con una compagna. La lite sarebbe culminata con minacce di morte rivoltele da alcuni coetanei. In particolare, durante la ricreazione, sembra che l'amica della quindicenne l'abbia accusata di aver avuto un rapporto intimo con il suo ex fidanzato. Al confronto tra le due ragazze avrebbe partecipato anche il ragazzo in questione, che avrebbe confermato la versione dell'amica. Una situazione umiliante per Larimar, che, sconvolta, avrebbe chiamato i genitori chiedendo di essere accompagnata a casa perché non se la sentiva di rimanere a scuola. In auto, la giovane avrebbe confidato alla mamma e al papà: «È successa una cosa brutta». Si riferiva alla lite con la compagna per il ragazzo conteso? Probabilmente sì. Ma è davvero plausibile che un episodio del genere possa averla spinta a compiere un gesto così estremo? Arrivata a casa, Larimar è rimasta sola per circa 45 minuti. È durante questo periodo che potrebbe aver preso la tragica decisione? Questo sembra improbabile, perché la ragazza era solare e sempre allegra. Inizialmente la scuola aveva minimizzato l'accaduto, definendo la discussione un semplice diverbio tra adolescenti. Sembra che la lite fosse ben più grave di quanto riportato. Un testimone ha deciso di raccontare ciò che sa, e la sua testimonianza è ora al vaglio delle forze dell'ordine. Mamma Johari ritiene che qualcuno possa essere entrato in casa mentre lei e il marito erano fuori. La donna sospetta che alla figlia sia stato fatto del male dentro l'abitazione. Nel nostro giardino ci sono dei buchi nella rete, attraverso cui chiunque potrebbe entrare. Abbiamo appena preso casa, quindi ci siamo concentrati sugli interni e avevamo intenzione di sistemare l'esterno più avanti. Qualcuno potrebbe aver approfittato di questa situazione per entrare mentre Larimar era sola. Quando siamo rientrati, abbiamo trovato la sua stanza completamente a soqquadro, con la biancheria intima sparsa per terra. Un altro particolare inquietante riguarda le scarpe bianche di Larimar, trovate perfettamente pulite. Se fosse andata a piedi fino all'albero in cui è stata trovata impiccata, le scarpe si sarebbero sicuramente sporcate, considerando che l'area circostante era di terra. Invece, sotto le suole non c'erano tracce di fango, il che suggerisce che potrebbe essere stata aggredita in casa e poi portata di peso nel campo. Inoltre, il corpo è stato trovato con le ginocchia che toccavano terra, una posizione anomala per un suicidio da impiccagione. L'autopsia ha rivelato che il collo, l'addome e i piedi della ragazza erano legati con la corda di un'altalena, mentre le mani erano libere e l'osso cervicale integro. Tutti questi elementi potrebbero far pensare che la scena fosse stata costruita ad arte. Gli inquirenti stanno indagando a 360 gradi, senza tralasciare alcun dettaglio. Si attendono conferme ai sospetti espressi dalla madre, attraverso gli accertamenti tecnici in corso. Tra questi, l'esame dei telefonini di alcuni compagni di scuola e amici di Larimar, alla ricerca di foto o video intimi che sarebbero stati diffusi in chat e che avrebbero turbato profondamente la ragazza. Una delle ipotesi è quella del revenge porn, ossia la condivisione di materiale intimo senza il consenso della persona ritratta, con l'intento di umiliarla o ricattarla. L'avvocato della famiglia Annaloro, Milena Ruffini, è cauta riguardo alla pista dell'omicidio. La madre di Larimar non è stata ancora sentita ufficialmente dagli inquirenti e al momento ha solo dei sospetti.
Per quanto riguarda le presunte minacce e i litigi di cui parla la famiglia, si tratta di voci raccolte da fonti indirette che devono essere verificate. Intendo farlo attraverso investigazioni scientifiche. I familiari hanno anche criticato chi, fino a questo momento, non ha fornito tutte le informazioni necessarie. Questo rimprovero potrebbe riferirsi ai genitori dei ragazzi coinvolti o al personale scolastico che ha minimizzato l'importanza del litigio. La madre non si dà pace e ribadisce: «Non credo al suicidio di mia figlia. Lei era sempre sorridente, solare, aveva mille progetti. Era una ragazza straordinaria, una promessa della pallavolo. Le hanno tolto la vita perché brillava troppo». Il giorno dopo la tragedia, il procuratore di Caltanissetta, Rocco Cosentino, aveva lanciato un appello a chiunque avesse informazioni utili. «Non stiamo parlando di mafia, ma di adolescenti. Mi aspetto che qualcuno, riflettendo e superando i timori iniziali, decida di raccontare qualcosa che possa aiutarci a capire e ricostruire la verità. Ogni dettaglio, anche su ciò che potrebbe aver spinto la ragazza verso il suicidio, è importante. Ma se si trattasse davvero di suicidio, i dubbi rimangono e si moltiplicano ogni giorno». Riguardo al litigio presunto a scuola, il procuratore ha precisato: «Anche se ammettessimo che quel litigio ci sia stato, per quanto acceso, è difficile pensare che possa essere stata l'unica causa scatenante. Dobbiamo andare a fondo». L'appello del procuratore e quello continuo della famiglia sembrano aver avuto un effetto, smuovendo le coscienze. Nel frattempo, a Piazza Armerina, si è svolta una fiaccolata in memoria di Larimar, una giovane che è volata via troppo presto, nel fiore della sua vita.